Sono molto contenta di ritrovare questo fanciullo dal ciuffo meraviglioso, ma la voce di più, molto di più. Lorenzo Licitra, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti, grazie mille, grazie. Bentornato. Grazie, sono felice di essere qui con te, ma soprattutto in questo giorno, insomma, importante. Finalmente è uscita Elia Lo, quindi dopo anni importanti e felici è arrivato il momento, quindi sono gasatissimo. Infatti è un ritorno che hai preparato, no? Nel senso che chi ti segue sui social sa che hai lasciato una mollichina al giorno, no? Per arrivare poi a questa giornata importante. Fra l'altro devo dire, canzone veramente bella, che racconta una cosa bella, un bel sentimento, con un'interprete insieme a te, fantastica. Stupenda, guarda, è un regalo che ancora stento a credere, perché appunto è un brano che parla di amicizia, quindi il vero senso della canzone, il messaggio è su quanto sia importante avere un amico accanto e quindi tutti i valori che l'amicizia poi porta. E quando appunto abbiamo iniziato a mettere sul progetto, l'idea di avere un'amica che insomma cantasse, una voce amica che cantasse insieme a me, era un po' l'obiettivo, e quindi ho subito pensato a quel momento in cui 3 anni fa ho cantato con Angunna a Giacarta in occasione di un concerto dedicato a Luciano Pavarotti, e quindi avevamo già sperimentato un po' le nostre voci insieme. E quindi avevate capito già, no, perché si capisce subito, c'è un'alchimia particolare nelle vostre voci, viene fuori un risultato proprio bello, un incastro perfetto. Esatto, ma poi al di là appunto del timbro, la cosa carina è che lei ormai è indonesiana, chiaramente, sì, ma vive a Parigi. Nel brano io avevo già scritto una parte in francese, quindi diciamo era la giusta voce, la giusta anima che potesse cantare questo brano. E al tempo stesso devo dire che è un ritorno che, pur non allontanandosi dal tuo modo di intendere la musica, aggiunge qualcosa. Mi piace, perché sono curiosa di vedere dove vuoi andare a parare. A parte il fatto che, esatto, ti dico già che ho letto che il tuo nome è uno dei papabili per Sanremo, ma tanto non ce lo puoi dire. No, beh, mi fa piacere che inizia di nuovo un po' a muoversi musica intorno, perché questo era l'obiettivo. Ma appunto, come dicevi tu, questo preannuncia quello che è il mio nuovo percorso artistico musicale. Sono stati 2 anni, sì, di silenzio discografico, ma sono stati anni preziosissimi per quanto riguarda la produzione. Ho iniziato a scrivere, quindi mi sono buttato e cimentato in quello che è il cantautoraggio e la scrittura, e infatti Elia Lo viene proprio da questo esercizio, e quindi non vedo l'ora proprio di tirar fuori tutta questa roba che è nel cassetto ma freme per uscire. Per uscire, scalpita, e quel cassetto bisogna tenerlo sotto chiave, perché qualcosa ti può scappare, qualche nota, no? Può sfuggire. Magari, dai, magari. Ma non c'è tempo, intanto concentriamoci su questa canzone. Allora, ho notato il fatto che tu hai voluto giustamente precisare subito, perché appena si parla di due persone, soprattutto sono un uomo e una donna, dobbiamo andare a parare sempre in una direzione. No, invece questa è una canzone sul sentimento dell'amicizia, che peraltro, mi permetto di dire, è anche più duraturo dell'amore. Sì, diciamo che uno è un po' più preservato forse, visto le esperienze degli ultimi tempi, però no, a parte questo, Elia Lo nasce veramente quasi per gioco, nasce da una storia molto carina, se vogliamo anche un po' banale, perché una mia carissima amica chiamò un gioielliere molto importante in Francia, e chi si chiama Eli, e quindi dall'altra parte non c'era ricezione del segnale e c'è stato questo gioco molto simpatico: allo Eli, Eli allo, appunto. Suonava bene, questo... esatto, suonava bene, era una cantilena che noi conosciamo bene essendo siciliani, che andava molto bene nelle piccole note che iniziava, insomma, a scrivere in quei giorni. E quindi ho detto: no, aspetta, racconto qualcosa di vero, che sia autentico, e quindi il sentimento dell'amicizia è questo, è l'obiettivo. Altro che, siamo riusciti. A proposito di siciliani, hai reclutato anche una super siciliana per il tuo videoclip. Esatto, cioè, dal lato orientale, che tu sei ragusano, dall'altra parte palermitana, una super donna veramente, Eleonora Bagnato. Guarda, sono
Esatto, sono entusiasta di questo progetto perché raccoglie tanto cuore e quindi quando Eleonora ha ascoltato il brano, ha saputo di Angoon e anche il legame un po' della Francia, perché lei chiaramente è stata Certo. étoile all'Opera di Parigi, quindi il nostro legame anche della Sicilia ha fatto sì che questo progetto, questa canzone venisse ascoltata davvero col cuore, con l'animo giusto e quindi ha subito detto guarda, anche in mezzo a mille prove perché lei è impegnatissima, mi precipiterò sul set e voglio anch'io essere parte di questo brand, di questo progetto. E quindi è un grande grazie anche a Leonora che mi ha fatto un regalo immenso. Poi con la sua bravura, la sua bellezza, È insomma, straordinaria, wow. Eleonora Bagnato è veramente, è una di quelle eccellenze di cui andare veramente orgogliosi, cioè se vai all'estero puoi dire, da siciliano ancora Sì, di più, io sono esatto. conterraneo di Eleonora Bagnato. E Lorenzo, senti, vedi, tutti i tasselli messi nel posto giusto, c'è quasi una circolarità in tutto questo, la circolarità però fa pensare al disco, quello tradizionale, e quindi io sono curiosa di sapere quando arriverà questo progetto, perché arriverà. Arriverà, insomma, c'è tanta musica, c'è tanta veramente musica Quindi che ha bisogno di essere qualche ascoltata. altro passo lo faremo insieme e poi Sì. arriverà l'album. Vedremo, insomma, ma questo di sicuro, altra musica arriverà, questa è la Sicuramente. certezza che oggi posso dire insomma, al 100%, ma anche un po' vedendo come si muove oggi il mercato, sai, insomma, è Certo. sempre in movimento e continuamente in mutazione, però ecco, siamo tornati e vogliamo restare, questa è la cosa Ecco. importante. Beh, intanto noi ci godiamo Elia Low. E voglio capire, ecco, a proposito, a pronuncia come siamo messi? Possiamo pronunciarla così? Elia Lo, sì, Elia Low, giustissimo, Elia Low è facilissimo. francese, voglio dire, il riferimento è quello. Lorenzo Licitra è tornato e vuole rimanere per un bel po'. E noi siamo contenti. Grazie, Lorenzo. Grazie, grazie a voi di cuore per il supporto e l'affetto.